Niente da fare per la Fortitudo Moncada Agrigento. Gara 2 negativa a Reggio Calabria e da dimenticare in fretta contro una Viola che con orgoglio e grande cuore riscatta la sonora batosta di Agrigento, pareggia il conto e tiene aperta la serie. Chi delle due vincerà i playoff si deciderà domenica prossima al Pala Moncada con inizio alle ore 18. Amarezza tra i tifosi biancazzurri che in pullman e auto, poco più di un centinaio, hanno raggiunto Reggio per sostenere la Fortitudo in quella che avrebbe potuto rappresentare la gara decisiva. In un Pala Botteghelle non col pienone di domenica da Agrigento ma pur sempre infuocato, la Moncada è costretta alla resa col punteggio di 67 a 54, più 13 per i Nero Arancio che ci sta tutto, considerata la brutta prestazione della squadra di Franco Ciani incappata in una serata storta. E dire che l'approccio al match era stato positivo, inizio brillante dei biancazzurri, buona difesa, precisione al tiro, consistenza sotto le plance con Pennisi e Chiarastella e subito avanti 10-0. Reggini a segno solo dopo 4 minuti. Margine di 8-10 lunghezze mantenuto fino al riposo lungo chiuso da Agrigento sopra di 4, 31-27. Dal terzo periodo il buio. La gara sfugge dalle mani della Fortitudo che subisce la veemente reazione della Viola trascinata dai canestri di Caprari, Paparella e Agosta. L'aggressività dei Reggini manda in confusione Agrigento, incapace di venirne a capo. La regia di Santiago Paparella è annebbiata, Ciani concede gran parte di terzo e quarto periodo a Beppe Anello, ma la musica non cambia. Paolo Mossi e Vincenzo Di Viccaro sono l'ombra di se stessi, con appena 2 e 5 punti di score. Chiarastella e Giovanatto imprecisi e nervosi. Caricata di falli, la Fortitudo sbaglia la qualsiasi ed è notte fonda. Viola padrona del campo e gara 2 che si chiude con il pubblico di casa in festa per un successo che alimenta le speranze dei calabri. Per la Moncada nulla è compromesso. Domenica in casa il secondo match point, ma sarà fondamentale ritrovare le energie migliori per chiudere il conto e non lasciarsi travolgere in negativo dall'aspetto psicologico che adesso strizza l'occhio ad una Viola che ha dimostrato di essere viva. Sarà importante anche l'apporto dei tifosi. Il Pala Moncada, strapieno e caloroso, darebbe quella spinta in più ai biancazzurri dopo un'esaltante regular season meritatamente dominata. Gara 3 necessaria anche negli altri due gironi della divisione nazionale B tra Mirandola e Lucca e Ferrara e Corno di Rosazzo. Perfetta parità, 1-1, un buon inizio della Fortitudo, poi dal terzo quarto si è spenta la luce. Ma direi che abbiamo retto bene, con grande lucidità e grande attenzione per come avevamo preparato la partita fino agli ultimi 3 o 4 minuti del secondo quarto. Già lì abbiamo concesso 2-3 realizzazioni facili che hanno dato un po' di spirito, un po' di coraggio ai nostri avversari, ci hanno tolto qualche certezza e poi il terzo quarto è stato profondamente negativo e non abbiamo mai avuto la lucidità, la freddezza per ribaltare la partita, anche per ovviamente per meriti dei nostri avversari che invece hanno trovato quella serenità che, abbinata alla grande qualità che hanno, li ha fatti giocare una partita straordinaria. Nei playoff capita di dover resettare tutto ogni 3 giorni, loro sono stati molto bravi a farlo fra una gara 1 dominata da noi e una gara 2 in cui, pur partendo bene noi, hanno trovato le energie per ribaltare, e dovremmo essere altrettanto bravi noi nei prossimi 3 giorni soprattutto a ritrovare serenità e lucidità più che sistema di gioco. Oggi non abbiamo fatto niente nei secondi 2 quarti con l'attenzione, con la precisione che ci contraddistinguono, col ritmo, siamo stati in balia degli avversari e questo nei playoff non te lo puoi permettere. Per fortuna ti porti dietro solo il fatto di dover giocare una bella in casa e non ci sono scorie diverse, però bisogna essere capaci di ritornare quelli di 4 giorni fa immediatamente. Peggio di come era andata ad Agrigento non poteva andare, quindi è ovvio, ho chiesto ai miei di dimostrare di essere la squadra viva che per tutto il giorno di ritorno ci ha dato parecchie soddisfazioni, ci ha dato la possibilità da quarti comunque di provare ad arrivare secondi e non siamo riusciti alla fine di guadagnare il terzo posto, di riuscire a vincere in trasferta la semifinale per conquistarsi questa finale, e credo che alla fine questi ragazzi meritavano di giocare la terza da Agrigento. Sempre mettendo le mani avanti alla Agrigento, che è una grandissima squadra e, come ho già detto l'altra volta, con un bravissimo allenatore che ha dimostrato che la continuità del lavoro è importante nell'ultimo campionato.